I primi casi di SARS-CoV-2 sono stati registrati a dicembre in Cina a Wuhan. In Italia è a febbraio che la pandemia da Covid-19 scoppia. In questi 2 anni abbiamo vissuto chiusure e aperture e, diciamo così, restrizioni anche nella nostra qualità della vita. Tutte le ricerche collegate agli atleti, ma anche alla popolazione generale, affermano come siano peggiorate le ore di sonno e la qualità del sonno. È però vero che ci sono anche delle evidenze a carico del fatto che le persone che hanno vissuto la prima ondata di Covid-19, riuscendo in qualche modo a mantenere inalterati i livelli di allenamento fisico a domicilio, hanno anche mantenuto una buona qualità del sonno e con essa buone capacità cognitive e un buon umore. Queste evidenze informano il fatto che oggi la gran parte delle persone dovrebbero essere stimolate a porre attenzione sul mantenere questi 4 aspetti: attività fisica regolare, corretta alimentazione, una consapevolezza dell'igiene del sonno, che significa regolarità degli orari, che significa rispetto del luogo dove si dorme, quindi della camera, degli strumenti del sonno e anche comportamenti legati, per esempio, a disturbi del sonno, come per esempio l'insonnia. È importante, per esempio, da questo punto di vista ricordare che piuttosto che rimanere insonni a letto è meglio alzarsi e magari impegnarsi in un'attività non troppo faticosa come la lettura di un libro. E poi riuscire in qualche modo a gestire dal punto di vista psicologico le nuove sfide, quindi con un atteggiamento di rinnovata consapevolezza.